A Dio il contraccambio non serve perché Lui dona con gratuità. Lo ha ricordato Papa Francesco nell'omelia della messa del mattino a Casa Santa Marta, commentando la parabola di Gesù inserita nel Vangelo di oggi sull'uomo che dà una grande festa, ma gli invitati trovano scuse per non andare. Il Pontefice ha spiegato che a volte, per egoismo o voglia di potere, rifiutiamo la festa alla quale il Signore ci invita gratuitamente. A volte ci fidiamo di Dio, ma non troppo. Se l'invito fosse stato, per esempio, venite che ho due o tre amici affaristi che vengono di altro paese, possiamo fare qualcosa insieme. Sicuro nessuno si scusava, ma quello che spaventava loro era la gratuità. Essere uno come gli altri lì. Proprio l'egoismo, essere al centro di tutto. È tanto difficile ascoltare la voce di Gesù, la voce di Dio, quando uno gira intorno a se stesso. Non ha orizzonte, l'orizzonte è se stesso. E dietro di questo c'è un'altra cosa, più profonda. C'è la paura alla gratuità. Abbiamo paura della gratuità di Dio. È tanto grande che ci fa paura. Siamo più sicuri nei nostri peccati, nei nostri limiti, ma siamo a casa nostra. Ma uscire da casa nostra per andare all'invito di Dio, a casa di Dio, con gli altri, no. Ho paura. E tutti i cristiani abbiamo questa paura. Nascosta dentro, ma non troppo. Cattolici, ma non troppo. Fiduciosi nel Signore, ma non troppo. Questo ma non troppo, segna la nostra vita e ci fa piccoli, no? Ci piccolizzano.